Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi porto il replay del match che ho giocato contro Sanford Caesar, un ragazzo che nella settimana scorsa si è classificato addirittura decimo al mondo con ben 39 vittorie. Ed eccoci subito in partita, primi 20 minuti un po' sterili, vediamo una prima azione da parte sua con lancio lungo verso Pelé, che viene però prontamente chiuso dal mio Belly, che concede un calcio d'angolo. Va lui con Ronaldinho, palla dentro verso Bale, viene anticipato, allora io posso provare a partire in contropiede, do palla a Vidal che prova a salire palla al piede, poi per Dembélé, ancora Suarez, tendo che gli attaccanti salgano, scambio nello stretto tra Suarez e Ronaldo, con Ronaldo che si inserisce alla perfezione e fulmina in uscita il portiere del nostro avversario e dunque ci portiamo sull'1-0. Come ben sappiamo però, una volta che su questo gioco si segna bisogna stare molto molto attenti ed è quello che accadrà adesso, perché il nostro avversario fa subito ripartire l'azione, qui copro il passaggio e lui invece tira con Ronaldo da fuori e trova subito la rete dell'immediato pareggio, 1-1 quindi dopo 25 minuti. 45esimo minuto, proviamo a far ripartire l'ultima azione cercando di sfruttare questo magico minuto, vediamo Pogba in possesso palla, scambi nello stretto con Dembélé e Goretzka, poi ancora Dembélé, palla per Ronaldo che aspetta la salita dei suoi compagni, palla per Suarez, ritorno per Ronaldo, Pogba vede Dembélé, 2-1 dunque al 45esimo, una bellissima azione nello stretto, ci porta in vantaggio a fine primo tempo. Nella ripresa passo al 4-2-3-1 per cercare di far girare un po' di più il pallone, per gestire il risultato contro un avversario che comunque era davvero un osso duro, quindi vediamo questa azione di contropiede con Suarez che cede palla a Pogba, che però viene ipnotizzato da De Gea, palla torna a Vidal, però la cede a Suarez, poi ancora Pogba, Vidal. Cerco di trovare il giusto spazio che arriva adesso con questa combinazione tra Dembélé e Suarez, ma De Gea mostruoso ancora una volta, calcio d'angolo però, Pogba per Dembélé, mando al bar il suo giocatore, la palla dentro subito per Suarez che in un fazzoletto si gira e fulmina De Gea per la rete che vale il 3-1 al 60esimo, doppio vantaggio importante da gestire. Azione pericolosa del nostro avversario da calcio d'angolo con Ronaldinho, Neuer smanaccia ma Gullit torna sul pallone, poi Alex Sandro, palla per Vieira, Goretzka anticipa, poi prova a ripartire con Ronaldo, sbaglio però il passaggio e allora lui può rilanciare con De Gea, la palla per Alex Sandro sulla fascia per Bale, scambio tra i due. Ancora Alessandro, lui fa girare bene la palla, all'indietro poi per Gullit, ancora Vieira che si gira, aspetta il compagno, palla dentro per Ronaldinho ma qui Boateng fa un intervento mostruoso. Sbaglio però ancora la transizione in uscita, sto soffrendo in questi 5 minuti, palla per Ronaldinho ma con Goretzka chiudo tutto. Minuti finali, cerco di gestire bene il possesso, Dembélé mi poggio su Goretzka, poi Pogba. Suarez, vedo benissimo Dembélé sulla fascia, Dembélé entra in area, ancora De Gea, mostruoso per l'ennesima volta, a dirmi di no, avrei potuto chiudere la partita in questa occasione. Vediamo il suo Ronaldo in possesso palla, temporeggio come meglio posso con Suarez, riesco a anticipare il passaggio, poi con Pogba cerco Goretzka dentro, il nostro avversario qui combina una frittata gigante, se la butta dentro, 4-1, match davvero in cassaforte. Il nostro avversario non ci sta, cerca di sfruttare il kick-off glitch con Gullit ma viene chiuso e allora posso ripartire con Dembélé, qui vengo chiuso io a mia volta, Martial, palla per Ronaldo, ancora per Martial ma Neuer non si fa sorprendere da lì, allora lui può andare con Pelé, cerca una finta che per poco non gli riusciva, al contrario. Poi parte un tiro debole, facile preda di Neuer e allora
Parto io con quella che è probabilmente l'ultima azione del match con Ronaldo che vede Pogba. Ancora per Pogba, buono il dragback, scambio tra Pogba e Suarez che di piattone il pistolero. Da lì non sbaglia e infila la rete del 5-1. E dunque noi ci portiamo a casa questo match con un risultato ampio e convincente contro un avversario davvero tosto. Io non posso fare altro che salutarvi, spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso vi esorto a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo venerdì con l'apertura dei premi della Weekend League. Ciao ragazzi!